Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Clash Royale sul canale. Oggi siamo qua su Clash Royale appunto per non per spacchettare, perché non ho pacchettini, non ho bauli da aprire. Però volevo fare un paio di partite così molto easy. Allora, il mio deck in questione in questo caso è il cavaliere a livello 7, le frecce a livello 6, il bombarolo a livello 6, il goblin a livello 6, sgherro a livello 7, goblin lanciere a livello 7, cannone a livello 1 e scheletrino a livello 1. Questo è un deck di merda e oggi proverò a dimostrarvi come vincere con un deck di merda. Siete pronti? Via! Ovviamente ragazzi, vi chiedo nei commenti di scrivermi qualche consiglio su qualche deck decente per l'arena 2. E detto questo possiamo incominciare, vediamo un po'. Io veramente ho fatto il deck apposta di merda, giusto per fare qualche partita troll, ecco, diciamo. Allora, buttiamo i goblin. Questo deck costa tipo 2,5 possibile. Cioè io spawno all'infinità. Io spawno all'infinità praticamente, perché non costa niente. Non ho nulla per con cui tankare. Però non me ne frega niente, perché comunque, cioè, proprio forte niente nella vita. Buttiamo il cavaliere qua, che è quello che costa di più. Però alla fine, spawnando tanto, secondo me prima o poi qualche danno riusciamo a farlo, ecco, diciamo. Detto questo, niente, io spero di riuscire a fare almeno una stella contro questo becero villaggio. Villaggio, poi villaggio si fa per dire. C'è un pecca qua, distruggete il pecca. Visto che però spacca sto mazzo. Il mazzo dei perdenti si chiama. Come vincere come un mazzo di merda. 2,5 in costo. Veramente assurdo, assurdo. Ok, arriva il principe dei miei coglioni. Buttiamo giù il principe. Buttiamo giù il principe. Grande così. Visto che, oh puttana, spacca, spacca tutto, spacca tutto, spacca tutto. Frecce sugli sgherri. Rom. No, uno ne ho preso, vabbè, non è un problema. Ok, il principe è di qua. Ok, vabbè, qua questa torre me la butterà giù. Oh, però gli ho buttato giù una torre. Le ho buttato giù una torre. Non è male, non è per niente male questa cosa. Ok, buttiamo giù sgherri, scheletrini. Goblin a go. Buttiamo giù altri goblin lancieri. Buttiamo giù un cannone per difenderci. Perfetto, scheletrini. Dovete buttare giù quella roba però. Così forse ce la si fa. Fermiamo sto cazzo di principe di sto cavolo. Ok, scheletrini, cavaliere qui a tankare più o meno. Goblin lancieri, cannone, goblin e cavoli vari, sgherri, questo qua. Oh, abbiamo vinto con un deck di merda, perché dai, costa 2,5, non ho niente per cui tankare. Un baule d'oro! Guarda, per sfizio lo vado ad aprire adesso, frega niente. Dammi qualcosa, caccia la leggendaria, infame. Vabbè, goblin, cavaliere, bombarolo e la fireball. Perfetto, niente, ho sprecato 48 gemme così a culo. Ok, vediamo se questo è un po' più combattivo, diciamo, un po' più decente. Io intanto comincio a schierare tutto da questo lato qua. Ovviamente, come il mio solito. Perché, non so, mi piace più la sinistra, ecco. Mi piace la sinistra. Perfetto, dai. Intanto cominciare a fare qualche danno lì. Perfetto, bravi i miei goblin lancieri. Andate goblin, andate. Razziate le risorse. Razziate le... Minchia, ho già 854 di vita. Porca trota, uè. Il problema è che lui ci avrà forse il principe. Ho appena chiamato. Adesso io volevo tenermi qualcosa per contrastarlo sto principe. Qualcosa per contrastare sto principino. Il principino dei miei cavoli. Ah merda il barile. Dai goblin. Fate fuori. Perfetto, grandissimi. Oh, non è malissimo sto mazzo però, eh. Cioè no, io ci scherzo su, perché comunque dai, un mazzo che costa 2,5 fa un po' schifo. Però il suo sporco lavoro lo fa, ecco, diciamo. Ok, continuiamo a buttare come dei dannati, come se non ci fosse un domani. Questo pack deve andare giù immediato, grandissimo. Perfetto. Goblin lancieri, ok, così. Guarda che va giù la prima torre, Grande così, cazzo, grande così.
Dai, 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 butta giù sto cavaliere infame. Ok, butta giù sto scheletro, perfetto. Ah, il cavaliere però mi rallenta un po' il ritmo. Mi rallenta molto, 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 molto il ritmo. Un cannoncino qua per riparare, perché ho visto che sta arrivando il principe. Ok, 60 secondi adesso, io ho il mazzo veloce, posso schierare di tutto. Posso schierare veramente di tutto. Lui butta il razzo, il pecca, va bene, ce ne faremo una ragione. Il pecca deve andare giù. Guarda che usa solo le fireball, sto infame di merda. Usa solo le fireball. Dobbiamo buttare giù questa cazzo di mongolfiera. Butta giù, buttala giù, buttala giù, buttala giù. Va bene così, va bene così. Va bene così, va bene così. Oh, una cosa che siamo riusciti a buttare giù. Adesso si butta giù anche la nostra, perché a forza di razzi e cazzi vari penso che prima o poi vada giù. Cosa dite voi? Eh beh sì. Buttala giù quella torre di merda. Buttala giù quella torre di merda. Dai cazzo. Dai cazzo. Dai cazzo. Sudden death. Perfetto. Dai cazzo. Dai cazzo. Ma se io gli buttassi le frecce, quanto danno gli farei? Beh, neanche tanto alla fine. Bombarolo. Bombarolo, sgherri. Ok. Scheletrini, ok. Guardalo, guardalo che si sta cagando addosso. Conte, dai, 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 dai. 80 di vita, sto infame di merda. 80 di vita. 80 di vita. Buttate giù. Buttate giù, 6 di vita, ma veramente, ma mi prendi per il culo. No, no, se non riesco a vincere qua mi incazzo. Se non riesco a vincere qua mi incazzo. Se non riesco a vincere qua mi incazzo. Frecce, frecce, devi tirare solo una cazzo di lancia. Dai. Delle frecce, avanti. Butta giù qualcosa. Butta giù qualcosa. Vabbè. Sì, boom, 3 stelle. Oh mio Dio, mamma. No, vabbè, no, vabbè. Qua veramente, qua voglio un bordello di mi piace, cazzo. Voglio un bordello di mi piace, cazzo. Veramente, ragazzi, vincere con un deck del genere. Ma vi rendete conto che spawno fino alla noia, spawno. Ovvio che con questo deck non potrò arrivare in arena leggendaria, però fino a questo momento fa veramente molto, ma molto comodo. Ecco, anche lui c'ha un deck spawn. Non ci facciamo problemi perché il nostro è anche lui abbastanza veloce. Adesso ho messo quella cazzo di torre bombardiera che veramente dà un fastidio. Buttaci bombarolo, dai, bombarolo dei sti cacchi. Bombarolo. Bombarolo. Ok, dobbiamo buttare giù quella torre del cavolo, perfetto. Goblin lanciere, dai, 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 goblin, dai, goblin. Dai, goblin, buttare giù almeno sto pecca del cavolo. Oh merda il drago. Oh merda il drago. Oh merda il fucking drago. Vabbè, sgherri, buttare giù quel drago. Ok, grandi così. Goblin, ce la stiamo giocando bene, 2 su 3 vinte per adesso, non male, non male veramente. L'ho gufata però. Veramente, sono molto soddisfatto di questo mazzo. Io l'ho fatto così giusto per scherzare, ho detto vabbè dai, porto un po' sti ragazzi qualche troll su Clash Royale. E invece si è rivelata una sorpresa, si è rivelata veramente una sorpresa questa cosa. Ok, non so se usare, no vabbè, usiamo i Goblin Lancieri per contrastare il principe. Usiamo anche gli sgherri. Porca troia, sto principe deve andare giù. Principe, vai giù, dai, levati dal cazzo, dal mio territorio. Vai giù, torre, sì, grande così, perfetto. Una stella ce la siamo portati a casa. Cavaliere a contrastare il principe nemico, perfetto. Il gigante è una bella pugnetta, il gigante è una bella pugnetta. Sta schierando anche lui il possibile immaginabile, non si capisce nulla. Io continuo a schierare fino a che non mi annoio, perché questa proprio, cioè, con sto deck così, dai, mi merito di vincere, avanti. Dai, questa torre di bombarolo di sti cavoli che rompe le scatole in una maniera assurda. No, non ha senso usare le frecce, no, non ha senso usare le frecce. Cannone qua, scheletrino qua, goblin lancieri qua. Sì, lui si dice, quanto cazzo schiera sto qua, basta, basta. Tirerà qualche bestemmia, probabilmente in turco aramaico. Ah no, ma è italiano questo. Salutiamo Nicolò, tra l'altro, del clan dei sopravvissuti. Ok, dai, 4, 3, 2, 1... Abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto. 3 su 3 partite vinte e porca troia, sono molto soddisfatto di questo deck. Signori, se mi avete al termine di questo video, vi ringrazio tantissimo per la visione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come ho detto, spolliciate fino a slogarvi il pollice per questo episodio di Clash Royale. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo di passare adesso a giocare come la pagina Facebook e Instagram, come nei video, c'è la descrizione. Chiudo il video. Al prossimo video, never back down.